Amici della Nuova TV, ben ritrovati. Nuovo appuntamento dedicato agli eventi di Expo 2015. E apriamo con l'attesa visita della delegazione del Padiglione Italia al Padiglione della Basilicata. Ai nostri microfoni è intervenuto Arturo Semerari della Segreteria Tecnica del Commissario Generale di Sezione del Padiglione Italia. Sentiamo. Abbiamo visitato il padiglione, molto interessante, sia il tema dell'acqua, bene naturale, centrale ed essenziale per il futuro del pianeta, che si incrocia in maniera importantissima con la capacità che il pianeta avrà nei prossimi anni di nutrire appunto tutta la popolazione mondiale. La terra e l'acqua sono i fattori, fattori limitati, perché sono difficilmente riproducibili, non sono riproducibili, e su questi si giocherà il futuro del mondo. Se negli scorsi 40 anni, 50 anni si è parlato di energia, si è parlato di petrolio, nei prossimi anni si parlerà di acqua, si parlerà di alimentazione, perché questi sono i temi centrali su cui il mondo, il pianeta si dovrà misurare. L'Italia c'è una via particolare, una via sua di capacità di produrre in maniera sostenibile, in maniera legata alle tradizioni, legate alla storia dei territori. La Basilicata è una rappresentazione molto felice di questa caratteristica italiana, cioè quella di aver saputo mantenere le tradizioni, di svilupparle in un'ottica di sviluppo del futuro. L'importante è che l'Expo, attraverso la presenza all'Expo, si riesca a intercettare la domanda mondiale, e su questo la sfida vera sarà questa, e su questo si potrà misurare la capacità degli imprenditori lucani, delle istituzioni lucane, di cogliere questa occasione per lo sviluppo della regione per i prossimi anni. E andiamo avanti occupandoci del Museo dell'Emigrazione Lucana. A Milano presente Luigi Scaglione, coordinatore Centro Lucani nel Mondo Nino Calice. E tra i vari contributi vi proponiamo anche l'intervista realizzata a un giovane avvocato colombiano di origini lucane che a Expo ha avuto l'occasione di fare un tuffo nel passato visionando alcune foto che ritraggono i suoi nonni, lucani di Maratea. Ma vediamo il servizio. Dopo aver passato gli studi sempre fuori dalla nostra Basilicata, approdato a Milano nel 2000 e niente, lavoriamo, mettiamo in pratica i tanti anni di sacrificio che abbiamo portato fuori dalla nostra regione. E sono il fondatore dei Lucani a Milano, dell'Associazione dei Lucani a Milano, nel 2009. Tra le nostre file c'è gente che è emigrata negli anni 50, 60 e come c'è gente che lucana che è emigrata alla fine degli anni 90, nel 2000. Anche se gli emigranti di 40 anni fa si sono ambientati benissimo in questa realtà milanese e noi, seppur emigranti giovani, tra virgolette, ci siamo e ci stiamo ambientando molto bene in questa realtà. Sono Julian Brando, avvocato di Tunga Boyoca in Colombia, perché mio nonno, lucano di Maratea, è emigrato in Colombia. Sono qui all'Expo in visita e camminando ho avuto una grande sorpresa quando ho visto lo stand della Basilicata. La Lucania è importante perché fa parte della storia d'Italia. Ho trovato molto interessante il programma del Museo dell'Emigrazione che inaugura nel mese di giugno, dove c'è la foto dei miei nonni quando si sono sposati. Quando sono al lavoro sono colombiano perché il mio lavoro mi porta ad essere tale, ma in famiglia mi sono adattato alla cultura e alla tradizione lucana. Sì, direi che proprio al Galata Museo del Mare abbiamo fatto del parlare dell'attualità proprio il motivo di vita del museo. Noi dobbiamo lasciare indietro la concezione di un museo fatto di teche, di storie chiuse e passate. Io, per quelle che sono soprattutto le storie dell'emigrazione, sono storie del passato che hanno radici in un passato più lontano, ma le cui fronde in qualche modo arrivano fino a noi e probabilmente segneranno anche l'avvenire dei nostri figli. Quindi è qualche cosa che ci riguarda da vicino. Museo oggi è uno spazio civile e sociale dove si riflette sulla propria storia e questo vuol dire anche riflettere sul proprio presente e sul proprio futuro. Possiamo dire che gli emigranti lucani che partivano alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento,
dalla nostra regione, in qualche modo erano ricchi solo della loro braccia e della loro volontà e della loro rabbia. Oggi questi giovani hanno avuto una formazione che possiamo definire ancora forse insufficiente. Sono ragazzi figli di un'Europa, figli di una mentalità diversa, figli di una società che ha dato loro molte attese e speranze che peraltro non riescono nella loro regione, nelle loro situazioni a realizzare, ma hanno fondamentalmente strumenti che sono molto diversi e molto maggiori rispetto a quelli del passato. Da canapa ad ecofunghi, la Basilicata Verde batte la crisi. In esposizione all'Expo, nel padiglione Coldiretti, per iniziativa di Coldiretti ed Univerde, una mostra che rimarrà aperta per tutta la settimana della biodiversità e che si concluderà nella giornata mondiale del 22 maggio. Inoltre, il 23 maggio, CIA e Verdi Ambiente e Società Onlus lanciano l'edizione 2015 di Mangia Sano. Nelle piazze di oltre 20 città italiane, attraverso laboratori, piccoli corsi formativi, dibattiti, degustazioni e mercatini, si veicolerà un messaggio importante concernente una corretta divulgazione circa la conoscenza e la tutela del patrimonio di biodiversità del nostro Paese. A Expo anche il Basilicata Tour, un progetto ideato da Responsibility.co, un gruppo internazionale di consulenza sulla responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile che opera in Italia, Brasile, Senegal e Giamaica. Tra le iniziative realizzate in Italia, una riguarda in particolare la Basilicata, grazie all'intermediazione di Ramona Bavassano, consulente di sviluppo locale sostenibile per Responsibility.co con la Federazione Italiana Lavoratori, Emigrati e Famiglia. Ma vediamo il servizio. Sono abitante culturale per mia scelta della Basilicata, che è una regione che mi piace molto, perché trovo che sia l'unico posto in Italia dove ancora c'è lo vero stile, l'Italian lifestyle che la gente in tutto il mondo ricerca. Io penso che in Basilicata è uno dei pochissimi posti in cui ancora esiste. Allora, viaggiando molto per lavoro, per passione, per volontariato, per lo sviluppo sostenibile, tutti mi dicono, ma quando veniamo in Italia? Non ci piace. E quindi ho cominciato a pensare a modalità diverse, innovative, per far conoscere gli aspetti veri dell'Italia. E la Basilicata mi è proprio entrata nel cuore. E quindi appena posso vengo a supportare le iniziative che vengono fatte, come questa qui ad Expo. Basilicata Tour è un esperimento di innovazione sociale in cui, grazie a contatti, grazie a una partnership con un festival in Brasile che esporta la contemporaneità e la complessità della produzione culturale brasiliana, siamo riusciti a invitare artisti che non vengono remunerati, ma che vengono invitati a fare un'esperienza di condivisione, di scambio di vita nella regione Basilicata, incontrando i tanti artisti giovani molto in gamba che sono lì in varie discipline. Abbiamo fatto con i centri per la creatività concerti, musica, pittura, teatro addirittura. Ci siamo lanciati con Ulderico Pesce a fare un'esperienza con un artista brasiliano che è stato ospite in una sua residenza artistica per varie settimane a settembre, una comparazione tra i libri di Jorge Amado sulla condizione degli schiavi che lavoravano nelle piantagioni di cacao in Brasile e le lotte per i contadini, dei contadini per l'emancipazione e per la conquista dei loro diritti, trovando come al solito quelle cose di umanità e di similaritudine che hanno paesi anche apparentemente così diversi come la Basilicata e il Brasile, che invece poi hanno trovato un connubio, è nato proprio un amore. Ci sono continuamente artisti che mi continuano a chiedere di poter venire e io sono disperatamente alla ricerca di aiuto per riuscire a organizzare le cose, perché lo facciamo con un'ottica veramente di scambio. E questo era l'ultimo servizio per oggi. Buon proseguimento di giornata con la programmazione della Nuova TV.